Seconda serata, Rai 3. Mia, cara, come stai? Bene, ti bene. Trovo benissimo, veramente, in gran linea. Vabbè, linea contro linea. Sono stato qui, ho parlato di te proprio, ho parlato con la Delia Scala. Con Delia? Sì. Beh, sai, a Delia voglio molto bene. Sì. Siamo veramente come buone sorelle. Vabbè, sorellastre. Perché? Beh, lascia andare. No, Peppino, perché sorellastre? Ma lascia andare, sto villaggio. Devi spiegare adesso. Guardi, devo andare a casa, non posso. Oh, aspetto una telefonata urgente da Valoren. Ah, sì? Sì, perché... Che mi vorrebbe in un film con lei una partecipazione. Anzi, guarda caso, io avevo proposto te per un ruolo femminile, ma... Bene, benissimo, Peppino, guarda. Anche con la Lore siamo buone sorelle. Sorellastre. Perché? C'hai una sigaretta? No. Me le compro. Già. Senti, ma che volevi dirmi della Lore? Telefono, telefono. Non ci badare, non ha da niente. Ciao, arrivederci, buone cose. Ciao, Delia. Silvana Bella. Come va, Delia? E adesso noi, bellezze in bicicletta, ci ritroviamo ancora insieme alla TV. Per rivedere, per ricordare e rievocare tutta un'epoca che fu. C'era un grande fanatismo per Bartali e Bove. Oggi gli assi del ciclismo non contano granché. Oggi lo sport ha solamente un divo, il super extra campionissimo del ring. Dominatore, conquistatore, a suon di uppercut e swing. Abbiamo qui con noi una vera diva, popolarissima e stupenda come Silvana Pampanini. E la sua sola presenza con noi in questo studio ci evoca un periodo di film addirittura indimenticabili, con titoli come Bellezza in bicicletta, Biancaneve e i sette ladri, Una bruna indiavolata e tutta una serie di titoli, come per esempio, se ricordo bene, alla città, Un marito per Anna Zaccheo, nome, Un giorno in pretura. Zaccheo, uno di quei nomi che una volta sentiti sono come il primo amore, non si scorda mai, Zaccheo. Si doveva dire Zaccheo Anna, perché faceva la guaglione napoletana. Ma poi anche altri film. Mi tanti. Cosa sono? 60, 70, 60, 70. 70, sì, da protagonista. E tutti da protagonista. Sì. E in buona iniziato parte iniziato protagonista e sempre stati protagonista, sì, per 70, sì, film fatti in un'epoca in cui in fondo si può dire non sono mai stati, non è umanamente possibile fare dei film irrilevanti o insignificanti, perché questi film ci consegnano un'immagine d'Italia tale che è più importante e più significativa forse di certi romanzi, di certi saggi e di certi contributi di sociologi e di psicologi. Infatti l'immagine che viene da questi film in fondo è ancora quella di un'Italia dove si costruivano delle grosse passerelle in quel di Stresa, dove sfilavano delle bellezze in costumi da bagno molto castigati, sì, con dei genitori sempre molto vicini, sì, in mezzo e quindi molto, molto attenti alla sfilata. Ammiratori che arrivavano, chi magari in fuoriserie, chi magari in bicicletta, come quelle famose bellezze. Sì. Queste bellezze poi finivano sempre con i loro costumi, bei costumi da bagno, su copertine di settimanali illustrati che andavano avanti per anni e anni, sempre proponendo dei tipi di bellezza italiana. Si intrecciavano storie straordinarie dove c'entravano via Veneto, feste, piscine, tuffi in piscina e magari dei pascià o almeno dei rajà, però c'era sempre un punto fermo, cioè mi pare che era lei che lo diceva, che dai pizzi del pagliaccetto oppure dalle pieghe delle tonache, dei peplin o che nerone così, sì, invece si vedeva sotto fior di costume da bagno, sì, così, sì, portato, esatto, anche sotto il pagliaccetto, sì, mutando. Si intravedeva, si doveva intravedere, si mai vedere. Ma non si vedeva poi mai niente. Poi questo ne parleremo, ne parleremo, sì, subito. Certo. Massimo Girotti, attore, io oserei dire quasi un po' un mito del cinema italiano. Da quanto tempo lei fa l'attore? Per quanti anni ha fatto l'attore e continua a farlo? Ma gli anni ormai sono tanti.
circa 60, non 60. Ancora, ma insomma troppo. Ecco, ho cominciato un po' per caso e allora poco per volta mi sono avvicinato al teatro proprio per supplire in qualche modo alla mia mancanza di scuola, di recitazione. Quello che ho fatto al cinema ritengo sia per me una cosa secondaria quasi, in qualche modo, voglio dire. Io ho più ammiratori che nel pubblico, che nel reparto tecnico, insomma, del nostro cinema. No? Quanti film ha girato? Un certo momento ho perso il conto, più di 150, all'incirca 150. Lei è passato, lo è ancora tuttora, un bell'uomo, per essere stato uno e per essere uno dei belli del cinema. Questa cosa le ha dato un po' fastidio o no? Non l'ho mai considerato molto, non so. Cioè, prima c'era qualcuno che mi faceva vedere le mie fotografie da giovane, mi davano un fastidio pauroso, dico. Perché? Perché erano troppo leccate, troppe cose, troppo pulitino, no? Solita cosa lì. Però è piaciuto tantissimo anche alle sue partner cinematografiche, insomma. Bisognerebbe chiederlo. Lei è sposato? Allora, ero sposato, adesso sono vedovo da tanto tempo. Ha dei figli? Sì. Due figli, un maschio e una femmina, grandi ormai. E perché scelse più di 60 anni fa, o quasi 60 anni fa, di fare il cinema? Lei mi diceva poc'anzi, prima che cominciavamo questo incontro, che era nato un ragazzo delle Marche, praticamente, un marchigiano. Certo. E poi come è successo? Perché? No, ma questo è dura molto tempo dopo, l'ho detto tante volte, questo è nato un po' per caso, la mia entrata nel cinema, sì, non casuale è stata. Fui scelto a un certo momento nell'ambiente del nuoto, sa, così, non so, soldati, cercava un attore nuovo, un personaggio nuovo, così, non di quelli che abitualmente si occupavano di cinema in quel momento, e fu così che chiese il suo redattore, il suo architetto, era il mio allenatore di nuoto. Ah, ecco. Questo, così è nata questa, che è stato un po' il trait d'union fra me e il cinema, in qualche modo, capisci? E qual è stato il ruolo che fece per primo ruolo? Primo ruolo fu un ruolo abbastanza secondario, naturalmente, era il primo film di soldati, in Dora Nelson. E il primo film importante è stato la Corona di Ferro, insomma. Donna, tutto si fa per te, tutto pur di piacere. Per un tuo bacio, per un sì, per un no, per te, perché sei donna, gioia di vivere, donna, sei tu, solo tu, quel desiderio che l'uomo chiama amore. Yeah! Thank you.
fermati. Che passo io? Sempre allegra, signorina. Sempre.